Buongiorno, love. Mi sono sempre comprata i vestiti fighi per mettermeli, poi non me li sono mai messi. Quindi, andiamo! Visto che stamani ero presa bene, mi sono messa il mio giacchetto di pelo bianco, super chic e super retro. Con gli scaldamuscoli naturalmente ai piedi, ci andava di più un... Cami, ma c'hai un giacchetto pesissimo per oggi? No, mamma, un giacchetto troiaio, non è pesissimo. Andiamo, Ugo! E quindi stamani giacchetto retro! Retroguard, 10 euro su eBay. Maiala, si può aprire e chiudere la porta così, guardate. E per richiuderla. Yeah! Allora, oramai ho messo il coso all'incontrario, faccio così. Allora, no, dai, così no, non ci piace. Sto andando a sciano dal mio uomo, volevo far vedere la maglia di Pikachu. E niente, una maglietta un po' così, a parte che è un caldo, si brucia. Io mi sono presa proprio oggi, volevo fare la faiga. Aspettate, eh. Sì, volevo fare la faiga con il giacchetto peloso. E niente, fa caldo, sempre qui c'è vendita. Mi sono messa il lip della Kiko che sicuramente non mi durerà una mazza. Guardate cosa non è flash di Mulak. E ti volevo dire un'altra cosa. Qualcuno ieri mi ha detto nel blog, guarda, mi scusa se te lo dico, non te la prende, ma ti vedo un po' giù. Allora, non me la prendo assolutamente, lo sapete, perché tutto ciò che mi dite può essere una cosa nel buono, nel senso di cambiare in maniera positiva. Però è anche vero che tu hai un periodo un po' particolare, quindi se riesco comunque a fare video, a parlarvi delle mie cose, comunque delle mie esperienze, quindi credo che sia una cosa molto buona. Poi oltretutto, quindi, cioè, io ora le mie emozioni le vivo al 100% in maniera pubblica, quindi non è semplice, perché l'ho sempre avuto un po'. Ho sempre avuto un po' sbalzate, no? E niente, quindi state tranquille, anzi, ho solo, è un periodo, visto che comunque sono 3 mesi e mezzo del presto, io sto cominciando a lavorare su Camilla, e ragazzi mi ci vorrà una vita, cioè mi ci vorrà una vita, anche anni forse, davvero anni e anni che dovrò lavorare su questa cosa, quindi dai, forza e coraggio e non molleremo mai. Comunque, vi volevo fare un video oggi mentre andavo dal mio uomo. Perché? Perché visto che non mi muovo mai di casa, oggi dopo un po' a sciano, la giornata è bella, si va fuori un po' con più il fettino e magari ho detto, boh, li rendo partecipi di questa cosa, ok? Visto che comunque tanto non vado mai da nessuna parte. Il 29 sono, che oggi è il 27, il 29 vengo a Firenze. Ora comunque vi metto un post su Instagram che il 29 sono a Firenze, il pomeriggio io lì nella vigna e facciamo un incontro a Firenze. Ora vi farò vedere dalla vigna dove è un posto buono per fare un incontro e finalmente ci incontreremo. Vediamo un caffè, niente di che, non vi aspettate niente di niente. E magari se avete voglia di fare poi un po' di compere di me, no? Quello ditemelo voi senza problemi, ok? Sono un nuovo. Mi ha fatti entrare come faceva sempre. Ehi, chi c'è? C'è Biuvi! C'è Biuvi! Sì, sono un cane Vips! Sono un cane Vips! Pensate, io col giacchetto di stamani tutto bianco e con puffo in collo. Ora il mio uomo sta... Esatto, ora il mio uomo è molto sportivo stamani, ma se il mio uomo è più sexy di me, lui piglia il caffè e io il cappuccino. Alle 12:30. Allora, a parte che ho preso questo, cioè, quanto si è pagato? 2 euro? Cari, i miei cinesi, però guardate come c'ho un sacco di questi borsellini da spicci. Ora ve ne fa vedere un altro, cioè c'ho tutte ste puttanate e non c'ho spicci da metterci dentro. Bello, mio amore. E che fate? Niente, ora oggi vi volevo fare sto vloggettino, ma io penso che staremo a casa. Ora si pranza, si fa tutto, quindi ciao.
Dai, vi saluto, vi dico buon pranzo, fate le brave. Amore. Ciao. Pippi, saluta. Ciao. Allora, fate conto che oggi non ho girato praticamente niente perché ci siamo riposati. Abbiamo deciso di... Allora, a parte che ho rivisto Uomini e Donne dopo anni e anni, sarà stato un anno o due, cioè la svolta riguardo a Uomini e Donne è stata la svolta. Ho dovuto tagliare le trecce per chi naturalmente vede Instagram, perché mi sono trovata qualche pippolino bianco via la radice, vuol dire che mi si sta staccando per l'ennesima volta i capelli. Io non lo voglio capire, che prima o poi rimarrò pelata, quindi questo non so se è mancanza cioè di intelletto, cioè mancanza veramente di materia grigia, perché... Però questa volta, non avendo fatto tinture né niente, ho detto vabbè, va là, boh, tanto non dovrebbe succedere niente perché i capelli stanno bene. E invece una merda. Quindi ora vediamo, l'ho tagliata in attimo, ora stasera ci darò una sistemata e festa finita. E vabbè, gliel'ho detto a Lynn, mi raccomando non me le far mettere più, lui mi ha detto tutte le volte, dice sì, e da quando si distanzia me l'ha fatta 4 volte. Qui è cominciato pure a piovere, già stata una giornata bellissima, sole a spacco ed è stata bellissima e ora piove. Mi sono dovuta, siccome mi ero messa pantaloni stretti, pantaloni non si devono portare pantaloni stretti quando ci sia un tatuaggio fresco, cosa ho fatto? Oddio, mi si tappa gli orecchi. Cosa ho fatto? Ci ho messo naturalmente la carta intorno per far restare la vasella. E voi mi direte, ma la vasellina non si usa, Cami, si usa il bipante. Non, io uso anche il Tattoo Defender, però uso pure la vasella, ragazzi. Io l'ho usata una vita la vasellina, i miei tatuaggi sono sempre stati perfetti, sì, che va bene così. Non mi state a dire, ah, ma devi usare il bipante, non fa meglio, fa qui, fa là, lo so. C'ho 42 tatuaggi con le stelle, c'ho 32 stelle e mettiamoci gli altri. L'abbiamo contati oggi, 20 tatuaggi, quindi lo so. Però ci ho messo appunto la carta trasparente perché rimanesse morbido. Però siccome ha pigiato un dannato e ci è venuto tutto livido, ora mi sono fatta da una tuta da Lynn. Perché sono sempre in tuta, tutti i pantaloni che ho sono stretti perché ormai sono ingrassata. Praticamente ho 3 tute. Una bianca, una viola e una marrone senape, perché tutto il resto dei vestiti ce l'ho ancora laggiù da mio babbo, quindi nel trasloco. Qui sembrerebbe che non piove, speriamo, perché se a Siena non piove sono da me, altrimenti sono costretta a farmi venire a prendere. E niente, basta. Ah, a Uomini e Donne si vede palesemente quando uno, cioè se uno è innamorato si vede bene, no? Invece se uno mente perché fa lo stronzetto, si vede bene a chiudirlo, cioè viene sgamato subito. Mi ha mandato un messaggio Alessandro Rati e mi ha detto che ora lui sta parlando alla radio e mi ha dato il sito della radio e se vi lascio nell'info box. E lui ha ora un buon network, che hanno anche delle edi, insomma un po' di gente, hanno un buon network, è un network diciamo un po' con la televisione e quindi gli fanno fare tutte delle varie cose, programmini, cose, e quindi buono, sono contentissima per lui, se lo merita. E basta, boh, non vi dico più niente perché in 3 minuti e 30 ho già dato, quindi vediamo se vi faccio un video dopo, se no ci vediamo. Allora, vi voglio soltanto far capire che figura di merda che ho fatto, ero lì a rispondere ai vostri commenti e fatti conto ero nel mezzo al marciapiede. C'ho questo giacchetto che svela, metto qui perché a me non vede nessuno e a una certa sentivo strombettando, no? Che mi giro, non c'è l'omino dietro, ma è possibile le macchine al marciapiede, cioè io fossi sempre queste figure di merda. Va bene, dai bimbi, vi saluto, io e il mio giacchettone bianco, vi salutiamo. Allora, ce l'ho fatta a tornare a casa e sono tipo le 7:30 e c'è ancora un giorno esagerato, anche se lassù c'è la luna, se riesco a farvela vedere, non so se la vedete comunque. Allora, a parte il mio giacchetto bianco è fighissimo e poi so col giacchetto bianco strascicchettoso e pantaloni della tuta blu strong Cami con Vanguard sulle labbra che non
me lo so dato prima di uscire da casa di Aline, non c'è più niente, non so per quale motivo. E quando, allora, quando mi dura il trucco così, cioè io non so se vedete che mi sta durando, soltanto quando mi metto l'Estée Lauder, quell'altro fondotinta quando arrivano 4-5 ore, non lo so, a me sto viso non mi rimane se non c'ho l'Estée Lauder. Comunque, vi volevo dire, siccome qualcuno di voi mi ha detto, Cami, ve l'ho accennata questa cosa, no? Cami, ti ho visto un po' giù. Allora, a me, lei mi ha detto, non te la prendere, assolutamente, anzi, a me mi fa piacere quando mi dite queste cose, perché vuol dire che siete molto attente. Perché me la dovrei prendere? Non esiste. Ora giro di qua, perché comunque qui ci passa troppa gente. E niente, che vi volevo dire, praticamente, io sto facendo un percorso comunque introspettivo, ragazze, cioè smettere ed avere una vita come sto avendo adesso io rispetto a quella che avevo prima è una cosa enorme, cioè voi non potete assolutamente capire, cioè chi non ha avuto comunque, qui c'è una casina, guardate, quanto è figa questa casina, questo giardino mi fa morire. E chi non ha avuto una dipendenza, che comunque una dipendenza, bene o male dipendenze sono tutte uguali, sì che sono tutte dipendenze che ti stravolgono la vita, no? Se uno, e mi garba sta macchina da morire, la Y così. E se uno non ha avuto una dipendenza e comunque gli ha cambiato le regole di vita e ti cambia tutto quanto, non ci si può rendere minimamente conto di quello che uno passa. Io ora come ora devo ricostruire la mia vita da zero. Cioè devo ricostruire tutte le basi della mia vita, quindi il pavimento, rimette il terriccio, rimette ogni cosa. Quindi naturalmente riesco anche a parte qui fiorisce tutto, è uno spettacolo, cioè vedo i fiori, cioè io passo dalla strada, vedo un coso di fiori, cosa che prima io non consideravo minimamente. E ritrovarsi comunque a dover anche sentire le emozioni come le sento io, perché io prima comunque ero sempre, anche se non sei perennemente 24 ore su 24, come ve lo, non ve lo si spiega, dai, cioè la tua vita ruota intorno a quello, e anche quando in quel momento non sei, comunque il tuo pensiero è lì, quindi cioè, la tua vita è completamente diversa e te devi ribasare tutto da partire dalle emozioni, i rapporti, ogni cosa. Noi oggi abbiamo passato una giornata meravigliosa, stamattina sono andata a Sciano, ho preso il treno, sono andata dal mio uomo, si è fatto pranzo, si è fatto le nostre cose, ci siamo messi a letto, si è dormito col cane, cioè proprio una giornata normalissima che vi posso garantire che per me è la giornata più bella del mondo, perché comunque sia io queste piccolezze della vita non riuscivo mai a coglierle. Quindi è normale che magari una giornata mi potete vedere un po' più giù, una giornata mi vedete parecchio attiva, perché è così, perché comunque sto ricostruendo tutto quanto. Quindi non vi fate trarre in inganno, perché comunque lo capisco, vabbè dai, non ci entra in queste situazioni un po', capito? Però io cerco sempre di spiegarvelo al meglio, cerco sempre di rendervi partecipi delle mie sensazioni, però mi rendo conto che non è semplice. Ora devo comunque batteria scarica, devo andare però perché c'ho da fare la scena pure a Leda, e mamma è di notte e Filippo all'allenamento, quindi zero, ci sono io. E stasera farò petto di pollo, l'insalatina di petto di pollo, mi garbo un monte, petto di pollo, mais, tutta questa robina. E niente, vedo i fiori, guardo il cielo, cioè so cose che assolutamente facevo. E quindi è bello, bello questa cosa. Comunque, non so quando vedrete questo vlog, perché naturalmente non so quando ve lo metto, quando ci sarà una giusta distanza. E comunque io ora sto bene, cioè so veramente serena e sto cercando anche di esserlo mano a mano ogni giorno di più. Certo, ogni giorno va meglio. Cioè, ogni giorno è sempre meglio, ogni giorno sono sempre più tranquilla, ogni giorno sono sempre più serena, però naturalmente sì, diciamo, non è neanche in salita, perché io non posso neanche dire che sto facendo troppa fatica, anche perché è una cosa che ho scelto io di fare allora, se qualcuno ti mette di fronte, specialmente tante ragazze mi hanno mandato dei messaggi dicendomi, guarda, mi ho avuto dei problemi, c'è il mio cugino.
c'era il mio vicino. Tante città mi avete mandato dei messaggi e mi avete scritto, guarda Ami, una ragazza mi ha scritto, guarda Ami, c'è il mio ragazzo e purtroppo si è messo in una situazione di merda, sta facendo uso, abbiamo una bambina, ecc. E lei mi ha detto cosa devo fare. E ciao Leo! Sta diventando il cielo stra celeste. E mi fa, cosa devo fare, come devo prendere questa cosa? Allora, io faccio male a dargli dei consigli innanzitutto, perché la cosa peggiore di queste situazioni è che se una persona, la persona stessa che è nella situazione di merda, non decide comunque di cambiare, o comunque gli viene a lui in testa qualcosa, a figlio lì non si può fare un cazzo. È la cosa più brutta, perché quando i genitori dicono, la mamma me l'ha sempre detto, la cosa più brutta, perché sei totalmente impotente. Una malattia si può guarire, si può curare, questa è una malattia, ed è vero, perché è una malattia a tutti gli effetti, però il problema di questa malattia, che è probabilmente come le malattie mentali, puoi prendere dei farmaci che attenuano la malattia, ma se non parte dalla testa della persona in questione, chi gli sta intorno può fare ben poco. Cioè, lo puoi controllare un po' di più, puoi stargli vicino un po' di più, ma ragazzi, è un problema grosso, non si può fare grandi cose, purtroppo è così. Bambini, tutto quello che c'è, purtroppo quando la testa se ne va, raga, se può fare un cazzo, ed è triste, lo so, però è così. Speriamo oggi mi sia arrivato qualche pacchettino, perché sto aspettando un pacchetto della Franci con grande, grandissimo attesa, e non arriva perché la Franci oramai ci scambiamo, cioè se le devo comprare da qualcun altro le compro da lei, che mi fa un buon prezzo, ha della rovina che a me piace. Allora, mi prendo il petto di pollo subito, così poi non sto di nuovo a riscendere. E niente, questo è il bel discorso presto fatto. Ragazze, cioè specialmente una donna, se il suo ragazzo, la sua ragazza fanno questo, è un casino. Perché non ci sono bambini che tengono. Purtroppo quando la testa non c'è, non c'è. Ribadisco, io a lei gliel'ho detto, l'unica cosa che puoi fare è magari cercare di stargli dietro il più possibile. Cercando appunto di appunto stargli dietro nel senso della parola, no? Magari controllando dove va, lo so, diventa anche noioso, ma è così. Magari controllando dove va, magari standogli, la mamma è marmato questo petto di pollo, cioè congelato. E comunque questo è, purtroppo è così. Quindi niente, ragazzi, in queste situazioni è sempre veramente difficile. Io lo sapevo che comunque avrei fatto così. Io non ho. Sai quante volte ho detto, ma vabbè, quella. Però fino a che la mia testa non si è decisa di fare un cambiamento, e poi non lo vivi neanche in maniera giusta. Perché il cambiamento va fatto comunque dall'interno, va fatto proprio rasando, si rasa la aiuola, grattando proprio l'interno di te stesso. Quindi, senti Ugo, rasando e raspando dall'interno. Ugo! Va bene, ora io preparo da mangiare la mia nonna. E a me, e vi mando un grande bacio, e casomai quando porto fuori Ugo riprendiamo questo discorso. Altrimenti c'ho ancora da rispondere alle vostre domande. Non vi preoccupate. Eccolo, ciao amore, e ciao. Non vi preoccupate, perché questo... Ah, Yoghino, c'è un pacco, anzi più di uno. Leda, ciao. La Leda sul divano, ciao amore, piano, matto. Va bene, a dopo.